I papà hanno chiesto maggiore tutela dei loro diritti durante le cause di separazione, una manifestazione attuata proprio nel giorno della loro festa. Sono 950.000 i genitori separati in Italia che possono vedere i figli poche ore a settimana, 150.000 i padri che addirittura hanno perso ogni contatto su disposizione dei tribunali. Alcune associazioni di padri separati hanno scelto proprio il 19 marzo per far sentire a Roma la loro voce. Striscioni e cori per richiamare l'attenzione sulla loro situazione e alla manifestazione ha preso parte anche una delegazione partita dalla formata anche da alcuni figuranti della legge alla Trensis. Vogliamo difendere i bambini che non si possono difendere da soli. Noi vogliamo che il bambino ha un diritto inviolabile di amare due genitori e quattro nonni. Nessuno può negare questo amore e questo diritto. Allora è compito dei papà, il giorno della festa del papà, di dedicare questa giornata per i papà più sfortunati e per i figli massacrati e negati e rapiti che meritano rispetto da tutti. Noi della prima legge alla Trensis siamo felici di partecipare e sostenere questa manifestazione per i papà